In una sala consiliare gremita e a tratti davvero animata è stato presentato a Bernalda il progetto delle barriere soffolte, con il quale si cercherà di ridurre e contrastare il fenomeno dell'erosione della costa, che sta causando ingenti danni a Metaponto sia da un punto di vista ambientale che economico. A presentare il progetto lo scorso sabato il commissario straordinario per il rischio idrogeologico in Basilicata, l'ingegner Saverio Acito, e l'ingegner Francesco Lo Schiavo, ingegnere dello studio Acquatecno, ditta vincitrice dell'appalto che si occuperà dei lavori di realizzazione. A presentare la serata Andrea Esposito, presidente dell'associazione Leucippo, organizzatrice dell'evento. Per un tratto di circa 1,5 km verranno quindi utilizzate 7 barriere soffolte, ossia scogliere sommerse artificiali realizzate parallelamente alla linea di riva. Lo scopo della protezione, è stato spiegato, è quello di provocare la rottura di una determinata fascia di onde e la conseguente barriera perdita di energia erosiva. Il principio di funzionamento quindi è quello di contrastare in forma pressoché totale l'azione del moto ondoso, lasciando tra le scogliere degli intervalli che generano erosioni localizzate con la caratteristica formazione di tomboli. Un progetto che per Metaponto avrà un costo di circa 3 milioni di euro e una durata di 9 mesi. Come spiegato ai nostri microfoni dall'ingegner Acito. Di realizzare appunto delle barriere al di sotto del livello del mare, poste a 150 metri circa dalla costa, che hanno il compito di interrompere la forza delle onde e quindi in qualche modo ridurre l'effetto negativo sulla costa e di conseguenza l'asportazione della sabbia. Quindi questo è lo scopo, limitare i danni prodotti dalle mareggiate. Lei prima nel suo intervento parlava di 9 mesi e di un costo relativo a 3 milioni di euro, se non sbaglio. Quando inizieranno questi lavori? Ma i lavori sono ormai stati definiti, il progetto è stato effettuato. Appena la Regione metterà a disposizione del commissario le risorse, potranno cominciare i lavori. E la durata prevista dalla gara che è stata fatta è di 9 mesi. Soddisfatta inoltre l'amministrazione comunale e l'associazione Leucippo per un progetto che si spera possa funzionare. Dopo tanti anni, io ho assistito nel 2008 ai primi effetti negativi dell'erosione, delle mareggiate più che altro, siamo arrivati a una decisione operativa. È per me il primo passo, è la cosa più importante, quindi l'amministrazione la vede di buon occhio questa cosa qua. Chiaramente sta al poi capire effetti, fare correzioni e verificare se poi la strada è giusta o non è giusta, ma sicuramente, l'ho detto proprio un attimo fa al commissario, i possibilismi vanno bene per gli accademici o per chi studia, per chi vuole fare bisogna farsi carico di decisioni con tutto quello che comporta. Noi abbiamo detto che non siamo tecnici, l'uomo deve essere consecutivo alle cose che dice, abbiamo sempre detto che noi non siamo tecnici, siamo affidati tecnici, abbiamo chiesto un'opera di qualità, mi auguro che quest'opera rimanga nella storia del nostro territorio perché non è una cosa, sarà sotto gli occhi di tutti, se funzionerà, funzionerà e lo vedremo. Mi auguro, io posso solo augurarmi da cittadino lucano, da operatore turistico, ma prima di questa cosa qua, che quest'opera funzioni perché ridia al nostro territorio la giusta speranza, perché questo territorio non merita questa violenza che ha avuto negli ultimi anni da questi fenomeni di mareggiata.